Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Intanto le chiedo, Gianrusso, ha ragione Fico quando dice che il problema è tra il Movimento 5 Stelle e Di Maio, perché Di Maio ha preso una tangente che lo porta lontano dai valori del Movimento. Tangenziale, va, perché la tangente suona male. Ha detto Di Maio ha preso una tangente. La tangente nel senso goniometrico del termine, attenzione, è un'espressione. È una battuta. La tangente, la seccante, allora, insomma, adesso non vogliamo. Barenghi si firma a Iena, io facevo a Iena, no. Quindi abbiamo colto la palla al ballo. La tangenziale è con la macchina. Scherzi a parte, chiudiamoci Panetto, e Di Maio avrà Francesco compreso che di linguaggio goniometrico parlavamo. Poteva dire partito per la tangente. Allora, io sono, scherzi a parte, molto dispiaciuto, addolorato di questo spettacolo, che ritengo uno spettacolo penoso. Credo che agli italiani non freghi assolutamente nulla di queste piccolezze, perché dietro non c'è... mi dispiace dirlo, lo dico con grandissimo dispiacere, non ci sono nobili temi, non ci sono divisioni legate a posizioni politiche, ma ci sono lotte di potere interno di un Movimento 5 Stelle che, lo dico, ripeto, con enorme dispiacere, ha tradito totalmente i suoi valori ed è in questo momento una guerra per bande dove molte persone, quasi tutte, lo dico perché purtroppo lo so, stanno pensando al proprio futuro e quindi ad assicurarsi una rielezione nel prossimo Parlamento o in parlamenti regionali o all'Europarlamento, eccetera. Questo lo dico per amore di sincerità, perché lo so, perché parlo al telefono con tantissimi ex colleghi e lo dico con dispiacere. C'è dietro, molti dicono, il discorso del secondo mandato. In parte è vero, ma c'è anche dietro la scelta di Giuseppe Conte di fare non più un Movimento 5 Stelle, ma un Movimento Giuseppe Conte, perché Giuseppe Conte ha deciso di azzerare totalmente la democrazia interna e di nominare personalmente tutto l'organigramma. Cioè, insomma, lei, Gianrusso, è né quindi, con Conte né con Di Maio, per rievocare una formula del nenè che va tanto di moda in questo tempo. Lo dico con rispetto per entrambi, ci mancherebbe, ma soprattutto con rispetto per gli elettori, perché questo spettacolo è uno spettacolo indecoroso di una forza politica che doveva abbattere i rituali dei vecchi partiti, si è incistata in rituali persino più squallidi, me lo permetta, di quelli dei vecchi partiti. Stiamo assistendo a un teatrino, ed è un teatrino micragnoso. Sono molto felice di essere uscito prima di questo teatrino, allora, prima di questo risultato, Gianrusso, penoso alle rimanga con noi, perché ha chiamato in causa felice i suoi ex compagni di partito poco fa.